Qui su questa foto vedete a destra col sigaro in mano il comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, insieme a due colleghi famosi, sicuramente voi conoscerete il dottor Mengele che trovate al centro. Comunque, ci fermiamo un attimo sulla figura di Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, che ha fornito durante il periodo della sua carcerazione molte informazioni molto importanti su come è andato il campo e come si è sviluppato piano piano lo sterminio. Perché non era pensabile nel 1933, quando Höss era già nazista, allo sterminio. Non era pensabile nel 1939, quando Höss era già nazista, lo sterminio. Non era pensabile all'estate 41, quando si aggredisce l'Unione Sovietica, lo sterminio. Pian piano i nazisti si devono abituare, devono trovare la prassi della uccisione, della violenza diffusa, della abitudine alla violenza, non tanto all'esaltazione, ma al fatto che sia funzionale, e pian piano devono poi trovare la tecnologia. Se devi andare, se vi immaginate la tromba della scala della vostra casa, volare dal piano terra al secondo piano non ci riesci. Se costruisci una scala ci riesci ad andare al secondo piano. E questa è la politica nazista di fare un passo dopo l'altro. E così diventa possibile. E nel suo libro delle memorie di Rudolf Höss, comandante ad Auschwitz, lui descrive anche in modo molto efficace, vi vorrei leggere un paio di pagine, come erano queste persone che gestivano lo sterminio e come gli è venuto in mente il modo. Durante una mia assenza, il mio sostituto, Schutzhaftlagerführer Fritsch, adoperò a questo scopo di una esecuzione, un gas, precisamente un preparato di acido prussico, il Cyclone B, che veniva correntemente usato al campo per la disinfestazione dei parassiti, quindi ci si trovava in grosse quantità. Al mio ritorno, Fritsch mi riferì quanto aveva fatto e il gas venne impiegato anche per il trasporto successivo. La gasazione venne effettuata nelle celle di detenzione del blocco 11. Io stesso, proteggendomi il viso con una maschera antigas, assistetti all'uccisione. La morte sopravveniva nelle celle stippate subito dopo l'immissione del gas. Un breve grido, subito soffocato, e tutto era finito. Durante la prima esperienza di gasazione cui assistetti, non riuscii a realizzare appieno ciò che accadeva. Forse perché troppo impressionato dall'insieme delle operazioni. Non so quanto sia durata questa uccisione, ma per un certo tempo si intese ancora come un ronzio. I russi vennero obbligati a entrare nella camera mortuaria, questo prima chiaramente, dove era stato detto loro che sarebbero stati spidocchiati. Lo spazio conteneva giusto l'intero trasporto. La porta venne sbarrata e dalle aperture venne fatto entrare il gas. Devo dire che la loro gasazione mi recò un grande conforto, perché entro un termine prevedibile avrebbe dovuto cominciare lo sterminio in massa degli ebrei. E né Eichmann né io sapevamo ancora bene in quale modo vi avremmo provveduto. Evidentemente avremmo dovuto servirci di un gas, ma di quale? Ma ora avevamo scoperto il gas e il modo di usarlo.
Le fucilazioni mi atterrivano, soprattutto pensando alle masse, alle donne, ai bambini. Ne avevo abbastanza ormai delle esecuzioni di ostaggi, delle fucilazioni in gruppo ordinate da Himmler. Ma ora ero tranquillo, perché questi bagni di sangue sarebbero stati evitati. Quindi trovano ad Auschwitz I questo disinfestante, usato normalmente contro gli insetti, i pidocchi, lo testano, vedono che funziona anche sugli esseri umani e a questo punto lavorano a mettere in piedi a Auschwitz II un grande campo con tanto di geometri, architetti, ufficio tecnico al lavoro, un grande campo inizialmente pensato come per prigionieri della guerra contro l'Unione Sovietica, che include 4 camere a gas nuove. 4 ci sono immagini della costruzione dove fanno le gettate con la rete elettrosaldata, i muratori che lavorano. Nel frattempo usano 2 case da contadini, perché questa volta il pensiero nazista è più veloce dei muratori, dei tecnici, della tecnologia nazista. Quindi ancora non sono pronti i 4 nuovi edifici che ospiteranno le camere a gas. In attesa usano 2 case da contadini che si trovano tuttora, quello che è rimasto sono semplicemente le fondamenta, le case non ci sono più. In periferia dell'attuale campo luogo di memoria Auschwitz II, Birkenau, dove, e leggo un altro pezzo di Rudolf Höss, nella primavera del 42 giunsero i primi trasporti di ebrei, primavera 1942, dall'Alta Slesia, tutti individuati da sterminare, vennero condotti dal luogo dell'arrivo alla fattoria, attraverso i prati di quello che sarebbe poi stato il settore Auschwitz II. Aumaya, Balic e altri li guidavano, discorrendo con loro degli argomenti più innocui, informandosi delle loro professioni e mestieri, per meglio ingannarli sul futuro. Giunti alla fattoria, gli ebrei dovettero spogliarsi. All'inizio entrarono tranquillamente nelle sale dove dovevano subire la disinfestazione, ma in breve alcuni cominciarono ad agitarsi e a parlare di soffocamento, di sterminio. Nacque così un'atmosfera di panico, ma subito quelli che erano ancora fuori vennero spinti nelle sale e le porte sbarrate. Per i trasporti successivi si provvide quindi in tempo a individuare gli elementi più inquieti per poterli tenere d'occhio. Se cominciavano dei piccoli disordini, gli elementi turbolenti venivano portati dietro la casa, senza dare nell'occhio, e qui uccisi con armi di piccolo calibro, affinché gli altri non si accorgessero di nulla. Era della massima importanza che tutta l'operazione dell'arrivo e della svestizione avvenisse in tutta calma, che non ci fossero grida o eccitazione. È lo stesso luogo, quindi, delle ferrovie, la rampa esterna, il collegamento ferroviario esterno, la cosiddetta Judenrampe, così chiamata dai nazisti, perché qui scendevano i convogli, per esempio quello di Primo Levi del febbraio 1944, e poi dovevano incamminarsi a piedi da lì verso, per un periodo, queste fattorie diventate camere a gas temporanee e poi verso le vere e proprie camere a gas
nuove. Il campo 2 è molto grande, Auschwitz 2 Birkenau è molto grande, in quanto circa il 20% degli arrivi, delle persone che arrivavano con i treni, venivano scelte queste persone per il lavoro schiavo, mentre l'80% circa mandate lo stesso giorno dell'arrivo nelle camere a gas. E Rudolf Hess, che era il comandante di tutta questa operazione, finisce il capitolo su Auschwitz nelle sue memorie: quando di notte stavo presso i trasporti, presso le camere a gas, presso il fuoco, spesso mi veniva fatto di pensare a mia moglie, ai miei bambini, che abitavano a due passi da Auschwitz 1, cioè a 2,5 chilometri da Auschwitz 2. Rudolf Hess aveva la sua villetta con i tulipani davanti, con moglie e bambini a diretto contatto. Spesso mi veniva fatto di pensare a mia moglie e ai bambini, senza perciò collegarli più strettamente a quanto avveniva davanti a me. Del resto, la stessa cosa mi venne confidata dagli ammogliati che prestavano servizio ai forni crematori o alle fosse. Quando vedevamo entrare nelle camere a gas le donne con i bambini, involontariamente ognuno di noi pensava alla propria famiglia. Ogni domenica i miei bambini mi costringevano a fare lunghe passeggiate per i campi. In estate sguazzavano nella vasca del giardino, ma la loro gioia più grande era di poter avere con sé al bagno il loro papà. Purtroppo, questi aveva poco tempo da dedicare ai giochi infantili. Oggi rimpiango amaramente di non aver serbato più tempo libero per la famiglia. Questo è il rimpianto del comandante di Auschwitz, Rudolf Hess, che mette in opera lo sterminio ad Auschwitz II Birkenau. I primi collaudi abbiamo nel marzo 1943. Nel corso del 1943 le quattro fabbriche, i quattro edifici nuovi vanno tutti utilizzati, vanno in produzione, queste fabbriche della morte. Ci sono quattro edifici, ognuno ha tre reparti: un reparto dove i prigionieri devono spogliarsi, un secondo reparto dove vengono uccisi col gas Ciclone B e un reparto dove i corpi morti, dove i cadaveri vengono bruciati. Questo comincia a funzionare in primavera 1943 e va avanti fino all'autunno 1944. Anche qua esiste collaborazione di qualche prigioniero, anche qua esiste però resistenza di prigionieri. Esiste addirittura il fatto clamoroso di una rivolta di uno dei gruppi che dovevano lavorare nei forni crematori e che distruggono completamente uno dei quattro impianti durante una rivolta nell'ottobre 1944. Nel dopoguerra vengono anche trovate queste fotografie. Le SS funziona così bene a Auschwitz che i nazisti cambiano, affrettano la procedura nel maggio 44, quindi Stalingrado c'è già stato, si sa che si perde la guerra, sanno che non hanno un tempo infinito davanti, portano i binari direttamente dentro al campo, quindi le persone non devono più andare a piedi quei 20 minuti dal binario dove si ferma il treno verso le camere a gas, ma i treni si fermano davanti praticamente alle camere a gas.
I nazisti stessi documentano l'arrivo, come vedete qua, di un treno, vedete i beni abbandonati sul marciapiede dei binari, i treni sono aperti, i vagoni aperti, vuoti, alcuni soldati che stanno sorvegliando la scena, mentre di fianco al treno svuotato ci sono le persone che stanno aspettando quello che i nazisti chiamavano la selezione, cioè dovevano decidere se tu facevi parte delle 80% da ammazzare subito o dei 20% da sfruttare come schiavi. E su questa foto si vedono bene le persone e si vede bene che è la foto di un campo di sterminio. Nel campo di sterminio non c'è scritto Arbeit macht frei, infatti a Birkenau non c'è questa scritta c'è Auschwitz 1, non Auschwitz 2, perché Auschwitz 2 non è concepito come luogo di rieducazione nazista, è concepito alla fine come luogo di sterminio. Quindi non hai persone che per le loro idee vengono bastonate, sfruttate, uccise. Hai persone che non possono cambiare idea perché non è il problema la loro idea. Hai le persone, come sulla foto, dalla nonna al nipotino, che per motivi genetici appartengono a quel gruppo da sterminare, per motivi razzisti appartengono a quel gruppo da sterminare, certamente non possono cambiare i loro geni perché vengono maltrattati, picchiati, torturati, eccetera, tant'è che i nazisti non applicano queste pratiche, ma li mandano direttamente nelle camere a gas. Qua vedete la fila delle donne che hanno già subito la cosiddetta selezione, rimangono le ultime donne da valutare. La stragrande maggioranza dall'altra parte del binario si sta avvicinando all'ingresso della camera a gas, mentre i maschi stanno ancora in fila, stanno ancora aspettando la loro selezione. E vedete su questa foto affiancati il luogo, oggi è il luogo dove i nazisti facevano queste selezioni. Chiaramente anziani e bambini non avevano scampo, non erano utili allo sfruttamento, quindi erano le prime vittime di ogni selezione. Di Auschwitz 1 in Polonia è strafamoso Maximilian Kolbe e altri resistenti. Auschwitz 3 è molto famoso Primo Levi, soprattutto, ma non solo, in Italia. Di Auschwitz 2, guarda caso, spesso non ci ricordiamo i nomi dei deportati, sono spariti. Non sappiamo chi sono queste donne, queste nonne, questi bambini. Abbiamo la fortuna che qualcuno è tornato, pochi, ma alcuni sono tornati e alcuni hanno parlato. Ma è importante la memoria anche non solo delle persone che sono diventati famosi scrittori o santi, ma per noi è molto importante anche per capire la importanza di Auschwitz per la nostra società oggi, che Auschwitz è cominciato dalle nostre città. Questa signora, la Beatrice Ravà, ci è stato regalato questa foto 3 anni fa dai parenti, si vede qui in piazza Reggio Emilia davanti alla Banca d'Italia, appena costruita, questa è una foto degli anni 30, Questa è una delle vittime della deportazione. Lei è stata
tirata fuori dalla sua casa qui a Reggio Emilia, è stata portata in carcere, è stata portata a Fossoli e sul treno di Primo Levi è stata portata ad Auschwitz, dove, visto l'età, è stata mandata lo stesso giorno nelle camere a gas. E per fare nessuna gerarchia, per evitare le ingiustizie fra tutti questi morti e fra le nostre memorie, che sono importanti per costruire una società senza gerarchia oggi, è importante ricordare questi nostri vicini di casa. Quando sarete a fare la vostra visita, magari guardate, portatevi i nomi dei deportati della vostra città, forse si può andare a vedere dove sono arrivati, dove hanno dovuto andare, se facevano parte degli 80% o dei 20%, se sono tornati a casa, se hanno una memoria a casa, se facciamo un piacere ai nazisti e li dimentichiamo, portando così a compimento il piano, il progetto nazista di farli sparire totalmente, o se facciamo un piccolo atto di resistenza ricordandone col nome, possibilmente uno per uno, e ricordando i luoghi dove loro sono passati. Questo passare per i loro luoghi è la grande opportunità di questi viaggi della memoria, quindi buon viaggio, andate piano, slow history è importante per ricordarsi di tutti questi e tutte queste Beatrice Ravà.